Eccola. Vai Ari! Tutta la Valtellina! E l'Italia con te! Vai Ari! È la voce di Luisa Vedovatti, mamma di Arianna Fontana, a descrivere meglio di tante parole le emozioni vissute dalla famiglia della campionessa di Polaggia, fuori classe dello short track. Oggi portabandiera dell'Italia nella sfavillante cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Pyeongchang, momento già entrato nella storia per la stretta di mano fra le due Coree, che oggi hanno sfilato assieme sotto la stessa bandiera. Il sorriso sulle labbra, la gioia dipinta sul volto, il cuore che andava a mille. Arianna si è presentata così al pubblico che gremiva all'Olympic Stadium e ai milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. Un sogno d'occhi aperti per la nostra Arianna Fontana, che iniziò la sua fantastica carriera internazionale con il bronzo conquistato con la staffetta azzurra ai Giochi di Torino 2006. Non ha mai mancato l'appuntamento col podio anche nelle successive Olimpiadi di Vancouver e Sochi. A lei oggi l'onore di sventolare la bandiera tricolore, di guidare la folta delegazione azzurra presente in Corea del Sud. Un'altra gemma che va ad impreziosire una vita sportiva ricca di successi. Rigidissime le misure di sicurezza per accedere all'Olympic Stadium, che per un'ora e mezza è stato al centro del mondo. Tutti gli sguardi erano puntati sulla venieristica struttura che ha accolto 91 squadre e 3.000 atleti. Uno spettacolo vissuto dal vivo dalla famiglia di Arianna, volata in Estremo Oriente per l'appuntamento con la storia. Ecco le immagini che ci hanno inviato il fratello Alessandro, mamma Luisa e papà Renato. A riassumere le emozioni della famiglia Fontana, il fratello di Arianna, Alessandro. L'emozione di vedere Arianna entrare con la bandiera è indescrivibile. Domani si dà inizio ai giochi, ai veri giochi, dove sicuramente Arianna darà tutto a se stesso per cercare di tenere alto il nome dell'Italia, della Valtellina, di Berbenno. Seguitela, che sicuramente ha bisogno del sostegno di tutti. Quindi go Arigo, forza Arianna, forza Italia.